ecco, la facilità con cui siamo riusciti a entrare in contatto, anche grazie al contatto di Franco Zerrà con Giancarlo Ceccarelli, cioè la sua immediata disponibilità, mi ha ricordato un po' quella di Mario Piga, che ritracciato, diciamo, in quel di Palau, non ha avuto difficoltà a portarsi col traghetto alla Maddalena, dove il fratello ha l'esercizio di tabacchi, e appunto per la sola possibilità di incontrare un tifoso dell'Avellino che si era offerto di fare una foto con lui. Voglio dire, è come se per tutti voi che vivevate questa esperienza, che avete vissuto questa esperienza di tanti anni fa, vi sia rimasto qualcosa dentro, qualcosa di magico, che probabilmente andrebbe spiegato anche ai tifosi di oggi, è la chiave per ottenere dei successi. Una provinciale che non ha i mezzi, no, per allestire un gruppo in grado di ammazzare un campionato con i nomi e con gli effetti speciali, probabilmente ha il dovere e la possibilità di puntare su un gruppo. Infatti il discorso è questo, cioè noi tornando indietro nell'anno in cui abbiamo vinto il campionato eravamo una squadra che addirittura dovevamo salvarci, era stata fatta la squadra per salvarci, invece facendo gruppo tutti insieme con una squadra di giovani e gente che era stata scartata da altre società, siamo riusciti a fare gruppo e a vincere un campionato difficilissimo. E io, rifacendomi ad oggi, dico ai tifosi di Avellino di avere pazienza, perché la squadra c'è, il tecnico c'è anche la società, e sicuramente i risultati arriveranno. Ecco, Mario Piga, dovendo dire, ecco, me lo disse proprio sul traghetto, ma come, la prima cosa che mi viene di chiedere, ma come fu possibile quella promozione? Lui mi disse due cose: il gruppo e la velocità. Sì, la velocità, perché è tutta gente che, a parte con i giovani, c'è logicamente c'è velocità, però era un assieme fatto bene, perché c'erano delle persone già grandi come Lombardi, Di Somma, Cattani, e insieme a noi era la miscela giusta, era la miscela giusta per fare un bel campionato. Poi il gruppo è stato determinante, perché il gruppo in quegli anni era un qualcosa che non era facile fare, invece noi ci siamo riusciti. Ecco, tu eri un po' il jolly di Carosi, no? Che a un certo punto ti aveva tenuto nella primavera della Lazio. Volendo essere sinceri, anche tu eri un po', no? Perché giustamente di quella primavera molti avevano trovato spazio in Serie A, e Carosi dovette un po', come dire, ebbe la possibilità di chiamare dei giocatori che stimava ma che non avevano ancora trovato una collocazione definitiva. Quindi tu eri un po' il jolly di centrocampo, che lui ti infilava in varie posizioni, anche in ala, no? Alcune volte. Sì, è vero, però non è che voglio ricordare che sì, stiamo parlando di giocatori Giordano, Manfredoni, Agostinelli, che poi hanno fatto veramente una grande carriera, ma in quegli anni io ero nazionale juniores, cioè loro non lo erano, cioè qualcuno ha esordito, ma in quegli anni in cui Carosi prese me dall'Avellino e Montesi, io ero nazionale e loro no, insomma, non è che prese una seconda linea. Ecco, ecco, ho capito perché mi hai chiesto il microfono, insomma, ma a proposito di Montesi, io che insomma pure una piccola rubrica, non, diciamo, a un certo punto, volendo ricordare la figura di Montesi, non sono riuscito a capire dove sia andato a finire. Lui ha avuto, diciamo, ha lanciato un po' il calcio scommesso in un'intervista, poi finendoci dentro anche lui per omessa denuncia, perché non è l'intervista un modo per aprire un'inchiesta, avrebbe dovuto denunciarlo alle autorità competenti. Ma al di là di questa disavventura, lui poi ebbe delle gravissime disavventure fisiche, infortuni eccetera, ma anche diciamo dei problemi con la giustizia. Lui era ebbe anche delle interviste un po' dure sul calcio, sui tifosi di Avellino che erano fessi perché non si occupavano della città, ricordiamo tutto, però era un grandissimo giocatore, probabilmente aveva anche diciamo le basi per poter arrivare alla nazionale, perché correva quantità e qualità, ecco, brutalmente. Dove è andato a finire? Almeno tu ne hai notizia, vagamente.
Guarda, noi ci incontriamo con Manfredonia Giordano, ogni 2 o 3 mesi facciamo delle partite di beneficenza, però quando si fa questo nome nessuno sa se ancora addirittura vive, cioè non soltanto dov'è, ma non si sa neanche se vive o è morto. Ma diciamo, tu che eri molto amico, pensi che sia una qualcosa decollegabile ai problemi con la giustizia, che ho detto brutalmente, qualcosa che lo ha portato ad andare all'estero, un'idea te la sei fatta? Io penso che sia all'estero, perché lui era un particolare, calcisticamente era un fenomeno, ma nella vita era particolare, perché era impegnato politicamente. Però io penso e spero che viva e che sia in un paese, qualcuno mi ha detto in un paese estero, ho sentito parlare di Thailandia addirittura. Ecco, a proposito di Montesi e Galasso, giocatori che avevano questa connotazione politica molto forte, però erano 2 giocatori fantastici. Galasso inseriva anche un elemento tecnico molto particolare, perché giocava di destro e sinistro, e infatti noi lo vediamo a Genova schierato sulla destra, ma sovente era messo sulla sinistra perché era un ambidestro perfetto. Io me lo ricordo che giocava, è incredibile, credo, cioè, se non mi sono sognato deve essere avvenuto, giocava davanti a Rosario così con i ragazzini, diciamo era un altro calcio, insomma, erano dei giocatori che avevano evidentemente una concezione molto democratica della loro figura, molto vicina al popolo, eccetera, ma questo loro modo di essere un pochettino, diciamo, dal punto di vista della deontologia forse non perfetto, certamente non li danneggiava in campo, perché in campo davano il massimo. Sicuramente erano particolari, ad esempio quando fecero ci vestirono tutta la squadra con giacca e pantaloni, loro non accettarono questo, però devo dire che erano dei grandissimi giocatori e delle grandi persone.